Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate». Buon avvento a tutti, cari amici e care amiche. Iniziamo questo periodo intenso di preparazione al Santo Natale. E la liturgia ci presenta questo Vangelo, il Vangelo di Marco, il capitolo 13. Poco prima Gesù ha appena annunciato la distruzione di Gerusalemme, simbolo dell'istituzione religiosa che non solo non permetteva la comunione con Dio, ma addirittura presentava un volto di Dio errato, sbagliato. Ed ecco questo intervento, un Vangelo che ci parla del volto di Dio nuovo, un modo nuovo per accogliere il volto di Dio e cambiare una prospettiva. Il Vangelo è Marco 13, inizia col versetto 33. A questo punto l'Evangelista dice due imperativi: fate attenzioni, vigilate, letteralmente state svegli, perché non sapete quando sarà il momento. In che cosa l'Evangelista chiede vigilanza? Perché dobbiamo stare vigilanti? Per avere un volto di Dio giusto e per cogliere la presenza di Dio, che è proprio antitetica a quello che l'istituzione religiosa presentava, Gerusalemme. Il greco distingue due termini. Fate attenzione, è giunto il momento. Non sapete quando è il momento. I termini sono momento, tempo. Anche noi diciamo in italiano cronometro. Cronos deriva proprio da questo termine, è termine greco che indica il tempo che si susegue, i minuti che passano, ma c'è anche un altro concetto ed è espresso sempre in greco ed è quello che viene contenuto in questo Vangelo, che non è cronos ma è kairos, cioè è il momento presente, è l'attimo che devi prendere, è l'occasione che ti è data. Ecco, cosa vuol dire Gesù in questo Vangelo? La vita e l'amore ogni giorno ci vengono incontro. La vita e l'amore di Dio si presentano davanti a noi non attraverso un rito e nel tempio, bensì va accolto in una forma nuova, originale e creativa, cioè nel kairos. Cioè c'è il rischio di essere distratti di tante cose, non ci accorgiamo che l'occasione viene e una volta che ci si presenta non ritorna più. Dio chiede di essere attenti al momento che viviamo. Dio ci chiede attenzione, la mia presenza è la presenza che non va catturata, ma va che accolta. E Gesù continua: come cogliere questa opportunità? È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi. Il potere. La traduzione non è potere, la traduzione è l'autorità. Cosa fa Dio? Consegna la sua autorità, il suo potere, la sua forza, la sua energia, la sua capacità di redenzione, di vita agli uomini. E chiaramente poco prima nel Vangelo Gesù diceva che Gesù non ha servi, quindi non è che ci consegna a noi in quanto dipendenti qualche cosa, bensì lui consegna la sua stessa autorità, il dono dello Spirito, il dono di dare la vita, il dono di perdonare i peccati, il dono di consegnare agli uomini, all'umanità, ciò che la vecchia religione, Gerusalemme, non consegnava. La vecchia religione chiedeva che bisognava compiere dei riti, dei sacrifici, andare a Gerusalemme, offrire preghiere. La nuova religione, il momento presente, chiede di accogliere la presenza di Dio nella tua vita, di accoglierla totalmente. E questo
ci dice il Vangelo, a ciascuno è dato il suo compito. Cioè ciascuno ha la possibilità, la capacità di cogliere nella sua esistenza, nella sua vita, nella modalità con cui lui può accogliere il dono di Dio, il dono dello Spirito. Allora abbiamo una molteplicità di servizi, carismi, ministeri, determinati dalla diversità di ciascuno di noi, sia perché ciascuno di noi è diverso, ma sia perché il tempo che viviamo è diverso da quello di prima e sarà diverso da quello dopo. Quindi un unico spirito che anima la comunità, ma le funzioni sono molteplici. E ha dato al portiere, dice il Vangelo, l'ordine di vegliare, di vigilare. Questo è l'incarico di sicurezza, ma per tre volte viene ripetuto vigilare, vegliare. Tre volte Gesù usa lo stesso verbo nell'orto degli ulivi, a Getsemani. Lì la veglia purtroppo si è conclusa con un sonno, cioè i testimoni dell'amore di Dio non sono capaci di coglierlo, si addormentano e lo lasciano solo. Qua Gesù dice non addormentatevi, cogliete il momento presente perché anche voi siete chiamati a vivere come ho vissuto io, cioè a dare la vita e a dare il perdono dei peccati. Naturalmente quando il potere viene minacciato, non sta tranquillo, si scatena tutto l'odio. Ed ecco qua, vegliate non sapete quando il padrone di casa verrà. Cioè Gesù divide a questo punto la notte in quattro parti, secondo l'uso romano. Cioè vuol dire che questa vigilanza, questo vegliare perché il padrone arriva, non è solo per i giudei, ma è per tutti. Quindi tutti noi siamo chiamati a vegliare, non soltanto il portiere che deve vigilare. E fate in modo che giungendo all'improvviso, che significa un'irruzione che non lascia tempo per cambiare, per rettificare, non vi trovi addormentati. Esattamente come accadeva invece al Getsemani, che alla vista del Signore che pregava, quelli si addormentarono e gli altri scapparono, lo lasciarono solo. Cosa significa? Che la vita va donata, che l'autorità che il Signore ci consegna va vissuta, che l'esperienza dell'incontro con Lui va vissuto proprio nel momento della tribolazione, non quando tutto va bene. E l'esplosione della vita avviene là dove c'è la tenebra, non dove c'è comunque già la pace. Ecco allora il richiamo fortissimo di questa vigilanza, l'invito ad essere pronti ad accogliere anche l'inevitabile persecuzione che è legata all'annuncio della bella notizia, all'annuncio che Dio è con noi e che vuole darci tutta la sua vita. Avere Dio tra noi non significa non essere esenti dalla persecuzione, dall'ostilità, dal rifiuto. Quello che dico a voi, dice il Vangelo, lo dico a tutti. Vegliate. Ecco, quindi questo vuol dire essere compartecipi dell'amore infinito di Dio, compartecipi della sua presenza in noi. Non la conquista graduale di servizi e di sacrifici fatti perché il Tempio lo richiede, ma l'accoglienza di un amore infinito e di dare la vita anche nel momento della tribolazione. Questa testimonianza la vedo molto espressa molto bene nella comunità che in questi giorni, in questi mesi, sta vivendo a Gaza. La comunità cristiana, poco più di 1000 persone tra ortodossi e cattolici, i quali dopo anche la caduta della struttura ortodossa per il bombardamento israeliano, sono costretti a vivere insieme nella chiesa, più di 500 persone nella chiesa latina. E guardate come queste persone stanno vivendo, accompagnate anche dalle suore. Questa è la testimonianza che ho raccolto dalla superiora dell'ordine fondato da Madre Teresa di Calcutta. Le nostre suore di Gaza mi stupiscono, dice questa superiora. Hanno sempre il sorriso sulle labbra, nonostante le bombe, nonostante la mancanza di tutto. E ancora, praticamente tutti hanno scelto di restare, ritenendolo più sicuro perché la situazione è sempre più delicata ovunque. E ancora, partire. Per andare dove? A Gaza, continua la madre superiora, le nostre suore garantiscono una casa che si occupa di 60 bambini musulmani, disabili e di alcuni feriti. Le loro famiglie sono rifugiate, sparse ovunque e nessuno poteva venire a prenderli. Loro sono rimasti e così tutta la comunità si vive insieme, si muore insieme, restando vicini a Gesù,
vicino alle chiese. Vegliate, state pronti. Quale più bella testimonianza coraggiosa di una capacità di stare anche in mezzo al fallimento, alla distruzione e credere che il Signore c'è accanto e ci dona la sua vita. Buona domenica prima di Avvento a tutti. Thank you.